Questa è una, come dire, è un'operazione antica. Oggi facciamo un'operazione antica qua nella vigna di Galafai, la vigna di Pinot Noir, perché una piantina si è seccata, quindi l'ho dovuta eliminare. E adesso facciamo una pratica che si usava molto dalle nostre parti, che è la propaggine, o in questa zona chiamata anche travainu in sardo. E che in cosa consiste? Sostanzialmente consiste nel creare una nuova pianta a partire da un tralcio della pianta madre. Questa è la pianta madre che si è sviluppata bene con dei tralci piuttosto lunghi. Questo è il candidato che utilizzerò per fare appunto la propaggine o sopravvainu. E cosa consiste? Sostanzialmente consiste nel interrare questo tralcio, facendolo uscire poi a una certa distanza. Io ho scavato circa 20-25 centimetri più o meno, in modo che poi quando faremo le lavorazioni, quando dovremo zappare per togliere l'erba, non ci sarà problema di stipare appunto questo tralcio, questa propaggine, e si interra qua sotto per farlo poi spuntare qua su. Come si vede qua c'è un sacco di acqua perché ha piovuto moltissimo qua in Sardegna, da Ursule ha piovuto molto, e questa zona in particolare, questa zona della vigna, la roccia madre a 1,20 m, quindi l'acqua ristagna molto, ok? Quindi abbiamo problemi, a volte succede, quando piove molto abbiamo problemi di acqua, però purtroppo non ci possiamo fare niente. Dovremmo fare, pensiamo di fare un lavoro con un drenaggio, con dei tubi per evitare questo ristagno. Comunque diciamo che questa presenza di acqua e di umidità garantisce apporto appunto, di acqua alla propaggine. Quindi vediamo come si fa. Allora, questo si piega, bisogna fare una curva. Quando si fa la curva per la propaggine, bisogna farla piuttosto stretta, evitando che si rompa. Perché è stretta? Perché in questo modo è come se la pianta, qua bisogna essere un po' attenti, bisogna fare una curva molto, bisogna anche snervarla un po', ma non succede niente, anche se viene snervata, anzi. Diciamo che più è netta la curva, se non si interrompe il flusso linfatico, meglio è, perché in tal modo è come se, diciamo, si generasse un nuovo flusso linfatico che viene tirato, diciamo, dalle gemme distali. Quindi cerchiamo di piegare il più possibile, stando attenti a non romperlo. Adesso mi sporco i pantaloni, ma pazienza. Ecco qua. Vedete? Una curva molto molto accentuata. Stessa cosa lo facciamo qui, ok? E a questo punto faccio una cosa, questo mi rimane così, dovrei tenerlo fermo. No, non è semplice perché è un'operazione piuttosto delicata. Comunque adesso io qua mi bagnerò tutto, ma non succede niente. Questo lo mando ancora più in basso, proprio per evitare di... Ok, comincio a interrare l'acqua. Praticamente è fango. Non è... È proprio fango, fanghiglia, come si vede. Adesso mi sto sporcando i guanti, ma questi i guanti si possono lavare. Come vedete è proprio... La terra è completamente zuppa d'acqua. Ok, ne ho interrato una buona parte, adesso lo mando ancora sotto e vado a prendere la zappa. Faccio un lavoro fatto meglio. Schiaccio bene qua sotto. Cosa succede quando, una volta che la propaggine, questa naturalmente è una pianta viva, perché adesso come dire, assorbirà questo tralcio, diciamo questa piantina, assorbe le sostanze dalla pianta madre, ma incomincerà a fare radici. Nel momento in cui incomincerà a fare radici, in teoria si potrebbe anche togliere
diciamo il riferimento alla pianta madre. Qualcuno dice che è meglio, sarebbe meglio non toglierlo. Io credo che in realtà non è la, diciamo che non si vede molte volte, quindi ci sono pareri discordanti. In ogni caso ci vorrà un po' di tempo, quindi avremo tutta la possibilità e il tempo per poter decidere cosa fare. Intanto vedremo come sarà la crescita della propaggine sul rapaino, che l'operazione intanto è andata bene. È un po' come, insomma, stiamo creando una nuova pianta. Ok, quindi questo adesso, naturalmente, questo lo potto, questo così è troppo lungo, quindi lo potto a 1-2 gemme in modo che diventi a tutti gli effetti un nuovo traccio. Quindi io mi aspetto un gemogliamento da qui e da qui. Adesso lo lasciamo così e vediamo che cosa. Ah sì, possiamo anche legarlo. Grazie. Siamo a febbraio. Oggi è il 28 di... Oggi è il 21 di febbraio. 21 febbraio. Lo levo da questa parte che mi piace di più. Avrà tempo ancora di asciugarsi. Comunque, diciamo che l'operazione, la curva, guarda qua, ti riprendi, la curva è molto stretta, quindi diciamo serve bene. Ce l'ho da questa parte, quindi sono tranquillo. Quando dovrò zappare per togliere l'erba, so cosa devo fare. Tra l'altro questa qua adesso è una pianta che ho lasciato e che potto ad asta. Faccio l'astone per, l'avete già visto in qualche altro video, faccio l'asta per la forma di allevamento a guio. Sì, grazie. Questo lo levo qui, dopo lo levo da un'altra parte. Ricordo che qua siamo nella vigna di Galafai, siamo Orzulei, Sardegna. Questa è la vigna di Galafai Pinot Noir al 100%. E quindi, insomma, tra l'altro sta anche andando abbastanza bene. Abbiamo più terminato di fare la potatura. Ecco, vedete, questa è l'asta, poi lo leggo bene. Lo leggo bene. In potatura verde lascerò 4 germogli, partire dall'alto, 1, 2, 3, 4. Due serviranno per la ramificazione e gli altri due serviranno come cappafrutto. Quindi, pravainu fatto e potatura estemporanea. Ci vediamo alla prossima e anche per vedere come sta andando l'operazione della propaggine sul rapaino.